Io, Pitagora, vi dico che tutto è numero, tutto è armonia come la musica, il corpo. Io invece, Galileo, sono più bravo nella pratica con le osservazioni. E le mie osservazioni del cielo, le mie scoperte con il telescopio, faranno così scalpore che tra 400 anni mi dedicheranno l'anno intero, il 2009. Tanto per fare un esempio, anche il grande Giove ha le sue lune, le ho viste io, ve lo assicuro, e quelle di sicuro non ruotano attorno alla Terra. Direi proprio che Aristotele si sbagliava. E ha ragione Copernico, ha ragione Keplero. Si è spento il sole nel mio cuore perché... Non so che si diceva. Gente sua non voleva crederci che al centro del sistema ci fosse il sole e non la terra. Non ci voleva proprio credere, sai. E lui se la vide tutta perché fu messo in prigione. E poi... Dice, sbagli, stai prendendo degli abbagli. Dice, tale Galileo, non gli piace d'oro. È il contrario, ci scommetto, è ancora sotto il vento. Ma non con eventi che moltiplica per venti. E con tale franchia, superando le venti. L'inizio originale della storica tenzone sembra fosse una questione di possesso. Un uomo a mani nude ed un altro col bastone, e l'eroe nasceva in nome del progresso. Viva l'eroe e l'intelligenza! Armato di una clava, lo sconfitto riprovava, rilanciandosi all'attacco seminudo. Ma l'altro lo fermava e di nuovo lo legnava, grazie all'utile accessorio che è lo scudo. Viva l'eroe e viva la tecnica! Con grande decisione, con lo scudo ed il bastone, lui si lancia per aprirsi un nuovo varco. Quell'altro non risponde ed esce fuori dalle fronde, sghignazzante, minacciandolo con l'arco. Viva l'eroe e viva la balistica! Con arco, scudo e clava l'imbecille riprovava, ma riesce solo a far brutta figura, spezzando le sue frecce contro il ferro che protegge il nostro eroe, chiuso nell'ottima armatura. Viva l'eroe ed il lanzichenecco!
armato in modo tale, questo eroe eccezionale conquistava Francia, Spagna e lì vicino. Armati fino ai denti si facevano potenti sulla pelle dell'inerme contadino. Risparmia per vent'anni, non si cura degli affanni, questa volta lo vuol fare pagar caro. Stavolta non c'è dubbio, in tre minuti lo distruggo e lui lo frega con la polvere da sparo. Viva l'eroe ed il rinascimento! Di fretta senza indugio va a comprare un archibugio e lo minaccia di sommaria esecuzione. Ma non ha fatto i conti con le tecniche recenti e le pistole, quelle lì a ripetizione. Viva la Colt, abbasso le pelle rosse. Esasperato e scosso per la rabbia, tutto rosso con un lampo, fa dal nulla un bel cannone. Ma l'altro, che è tremendo, non ci pensa su un momento e lo distrugge con un volo di aviazione. Viva l'eroe e viva la Luftwaffe! Adesso è preparato, mezzo mondo ha conquistato con l'esercito, grandissimo e potente. È pronto alla vendetta, ma dal cielo una saetta. All three. 2, 1, 0. Pum! Ah! Un gran fungo, una gran luce, poi più niente. L'eroe non ci confonda, è la tecnica che conta, è creare delle armi micidiali. È seminare morte con la tecnica più forte, e gli eroi sono i peggiori criminali. L'eroe non ci confonda, è la tecnica che conta, è creare delle armi micidiali. È seminare morte con la tecnica più forte, gli eroi sono i peggiori criminali. La 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 la